Io do di nuovo, ancora una volta, il benvenuto a tutti. Siamo un'associazione di apicoltori e di produttori apistici del territorio Ligure. Facciamo corsi e momenti di aggiornamento e di approfondimento. Questo è un argom sono argomenti un po' laterali rispetto a quello che facciamo di solito, ma comunque molto molto importanti, perché l'allergia da veleno è una cosa che chiaramente per chi lavora con le api può capitare, tra l'altro, in qualsiasi momento, e allo stesso modo una puntura di zecca può capitare a chiunque in qualsiasi momento, ma in particolare se si va chi tutti i giorni, chi magari gli hobbisti anche solo una volta alla settimana in apiario. Chiaramente statisticamente è molto più facile che una zecca si interessi a noi. Io purtroppo ci tengo particolarmente a questa serata e non è la prima volta che trattiamo questi argomenti, perché io non sono stata molto fortunata, ho avuto sia una sensibilità alle punture d'ape, che poi per fortuna è passata. E poi ho avuto anche la Lyme e il dottor Ruscio è stato proprio il mio dottore, quindi capirete bene che come presidente dell'associazione spingo sempre molto perché questi argomenti siano portati a conoscenza di quanti più apicoltori possibili. Benissimo, ho parlato fin troppo e direi che presento subito Daniela Colombo dell'associazione Lyme Italia Ecoinfezioni, che ci racconta brevemente cosa fa la loro associazione, che per me è stata molto utile all'epoca quando ero malata, perché mi ha aiutato a capire cosa mi stava succedendo e soprattutto anche a chi rivolgermi. Buonasera a tutti, grazie per averci ospitato, grazie alla Presidente Laura Capini appunto per aver pensato di coinvolgere anche la nostra associazione. L'associazione Lyme è un'associazione che ci siamo costituiti da qualche anno, ci siamo sul territorio nazionale da circa 5 anni, in alcune regioni siamo un pochino più presenti, in altre un po' di meno, ma stiamo pian piano un po' diffondendo proprio la nostra presenza in tutte le regioni d'Italia. Abbiamo associati in tutto il territorio nazionale. Siamo infatti un'associazione di volontariato e il nostro interesse, soprattutto la nostra mission, è rivolta a diffondere la conoscenza della malattia di Lyme e delle relative coinfezioni. Quando abbiamo scelto di chiamarci così, abbiamo proprio scelto una connotazione che comprendesse non solo la malattia di Lyme, ma anche le altre coinfezioni che possono essere correlate al morso di zecca e alla malattia di Lyme. Siamo presenti in diversi modi. Innanzitutto svolgiamo un'attività di diffusione della conoscenza della malattia di Lyme, rivolta sia alla cittadinanza, operiamo anche nelle scuole. E poi ci rivolgiamo anche non solo alla cittadinanza, ma agli operatori medico-sanitari con i quali collaboriamo organizzando eventi. È presente con noi questa sera il dottor Ruscio e con l'ente di cui lui è presidente, che è il GISN, il Gruppo Italiano sulle Malattie di Lyme. Noi collaboriamo molto spesso organizzando eventi di formazione rivolti al personale medico-sanitario. Questo perché la malattia di Lyme è una malattia che si sta diffondendo sempre di più su tutto il territorio nazionale, mentre prima riguardava solo poche regioni, ma dietro a questa, diciamo, diffusione non sempre c'è adeguata o comunque è necessario così diffondere anche conoscenze nel personale medico-sanitario, perché sempre più la domanda appunto delle persone che incorrono in questo problema appunto del morso di zecca. Quindi tra le attività che noi svolgiamo è sicuramente quella di diffondere la conoscenza anche attraverso l'organizzazione di questo tipo di eventi. Invece rivolto al personale, diciamo, alla cittadinanza, facciamo delle campagne di formazione e informazione. Queste campagne le organizziamo soprattutto, quest'ultimo anno le abbiamo potuto organizzare solo online.
in occasione, per esempio, della giornata mondiale della malattia di Lyme che ricorre il 1º di maggio, abbiamo creato un evento Facebook e poi cerchiamo sempre, grazie ai nostri volontari, di distribuire un po' su tutto il territorio nazionale anche una brochure che abbiamo realizzato proprio appunto sulla malattia di Lyme, come prevenirla e poi eventualmente quali accorgimenti seguire, quali indicazioni seguire nel caso di morsi di zecca. Vi sto mostrando il volantino che noi abbiamo realizzato e abbiamo diffuso veramente in quasi tutte le regioni d'Italia con i nostri volontari che ricevono il materiale perché noi come associazione lo inviamo e poi lo distribuiscono presso gli studi medici, le farmacie. Quindi l'intento è quello di dare proprio anche l'informazione più semplice, come comportarsi quando si frequentano le aree verdi e come comportarsi eventualmente nel caso di morsi di zecca. Un altro tipo di attività la svolgiamo nelle scuole e solitamente per questo tipo di attività l'associazione si avvale della collaborazione degli studi zooprofilattici. Grazie alla loro collaborazione gli studenti svolgono un percorso più o meno articolato a secondo un po' anche dell'orientamento didattico che seguono gli studenti, coinvolgendo magari materie di scienze, materie legate al loro corso di studio, per conoscere le zecche e come raccogliere le zecche e come ricercare il patogeno all'interno della zecca. Questa attività l'abbiamo svolta negli ultimi 4-5 anni con un buon riscontro ogni anno, coinvolgendo circa 150-200 studenti. Per il momento questa attività viene svolta nella regione Piemonte, è in programma lo svolgimento anche in Lombardia e in altre regioni. Pian piano vediamo di diffondere appunto anche le regioni dove noi siamo presenti con le nostre attività. Invece, se il cittadino appunto riporta un morso di zecca o vuole informazioni, si può rivolgere alla nostra segreteria o telefonicamente, abbiamo una segreteria attiva un paio di giorni alla settimana, oppure scrivendo dei quesiti medici che noi a nostra volta come operatori volontari giriamo al personale medico della nostra associazione che collabora con noi, perché noi siamo tutti volontari, compresi anche i medici che si mettono a disposizione appunto per rispondere ai quesiti medici. Quindi c'è questo tipo di servizio. Altro servizio che mettiamo a disposizione è una consulenza, un aiuto psicologico gratuito. Abbiamo questo sportello che funziona una volta alla settimana ed è rivolto soprattutto a chi con difficoltà si trova a causa della malattia di Lyme ad affrontare un percorso molto complesso anche dal punto di vista non solo diagnostico ma anche poi terapeutico con magari anche dei disagi piuttosto invalidanti sullo stato di salute e quindi la persona può trovarsi anche in difficoltà e avere bisogno di un sostegno psicologico. Questo sportello lo riserviamo ai nostri associati. Ed è tutto comunque sempre un servizio gratuito quello che noi svolgiamo. Vi invito eventualmente, se siete interessati a conoscerci un pochino di più, a visitare il nostro sito www.associazionelaitalia.org, dove trovate informazioni appunto sul morso di zecca, sulla malattia di Lyme, sui centri di riferimento e quant'altro. Approfitto anche che siamo in Liguria per dare un attimo la parola alla nostra rappresentante dell'associazione, che è la dottoressa Alessandra Panello, sulla nostra disponibilità anche nella vostra regione. Prego. Salve a tutti, veramente vi ringrazio gli organizzatori per averci invitato in questo webinar. Sì, sono un medico veterinario e faccio parte del consiglio direttivo dell'Associazione Lyme Italia con Infezioni e rappresento l'associazione per la Liguria. Diciamo che in Liguria, visto il diffondersi della malattia di Lyme da anno in anno con numeri sempre crescenti, abbiamo accolto di buon grado il vostro invito per promuovere proprio la conoscenza della malattia di Lyme presso gli apicoltori, per i quali, come si diceva, la malattia di Lyme e le altre malattie trasmesse da zecca rappresentano sicuramente un reale rischio professionale. Diciamo
diciamo che do io personalmente, ma anche l'associazione, la nostra piena disponibilità a presenziare eventuali ulteriori eventi futuri, sia online piuttosto che speriamo presto in presenza. E io non rubo veramente altro tempo, ringrazio veramente l'organizzatore per averci invitato e auguro a tutti un buon lavoro, a tutti i partecipanti. Grazie, grazie a Grazie. voi, grazie a entrambe e spero che possa nascere una bella collaborazione sul territorio perché è importante, non solo perché io sono particolarmente sensibile all'argomento, ma perché davvero è importante. Direi di passare la parola al dottor Ruscio per parlare un po' di zecche e di zoonosi, di malattie portate dalle zecche. Dottor Ruscio dovrebbe poter condividere lo schermo. La vedete? Mi sentite, giusto? Sì, Perfetto. Grazie vediamo dell'invito al Presidente e sono veramente colpito dalla presenza delle associazioni di volontariato che danno, forse unica alla nostra nazione, che ha questa presenza di persone che così senza interesse gestiscono alcune necessità. Ecco. Bene, allora io vorrei intrattenervi alcuni momenti sul discorso delle zecche. Le zecche sono diventate molto attuali anche nella cronaca e sono in realtà, dopo le zanzare, i vettori principali di malattie all'uomo. Conosciamo essenzialmente due tipi, ce ne sono tre, le nutellide, ma quelle che interessano principalmente la patologia umana sono due. Sulla vostra sinistra vedete l'Ixodes ricinus, che si distingue per la presenza del rostro visibile, e gli argaside hanno due abitudini diverse: il rostro nelle argaside sta nella pancia e non si vede. Quelle che interessano di più la patologia umana sono l'Ixodide, ce ne sono alcune centinaia di varietà. Al centro vedete l'Ixodes ricinus. Ixodes ricinus e Ixodes perspicacus, che sono quelle che trasmettono principalmente le malattie all'uomo e quelle che troviamo nei nostri ambienti. Le vedete rappresentate nelle loro varie fasi di sviluppo. Dall'uovo si libera la larva, grande non più di 1 mm. Dopo il primo pasto di sangue si trasforma in ninfa, il secondo pasto di sangue si trasforma in parassita adulto, che differenzia i sessi, maschio e femmina. Qui vedete una femmina adulta. Le abitudini dell'adulto sono diverse. La femmina consuma un solo pasto, mentre l'adulto punge più volte ed è di scarso rilievo per la patologia umana. Le ninfe sono le più importanti perché trasmettono il 95% delle infezioni all'uomo, sono trasmesse da questa fase vitale. Sono distribuite in modo abbastanza uniforme nel continente euroasiatico e anche in tutti i continenti a clima temperato. Hanno due esigenze essenzialmente le zecche: per trovare un ospite su cui attaccarsi. Questo pasto è necessario per passare allo stadio successivo e il pasto può venire in due condizioni essenzialmente: a determinate condizioni di temperatura, sopra i 7 gradi più o meno, l'ideale attorno ai 18-19 gradi, e a un elevato grado di umidità, sopra il 92%. Quindi le troviamo nell'ambiente, in ambienti umidi e ambienti che sono, diciamo, soleggiati, dove la temperatura del suolo è più elevata. La sua vita è una vita non proprio bellissima, perché sta sul pavimento, sul terreno dove c'è maggiore umidità, sale sui fili d'erba in attesa dell'ospite su cui attaccarsi. Se non lo trova, si disidrata e scende di nuovo sul suolo per raccogliere l'acqua da piccoli pori che ha nell'addome. Vive quindi in ambienti dove l'erba è incolta, dove può salire su fili d'erba più facilmente, ma la troviamo anche in ambienti cittadini, perché diciamo progressivamente l'arrivo di animali e uccelli, in particolare in ambienti urbani, hanno favorito la presenza anche delle zecche. Bisogna toccarle, sfiorarle, non volano, non saltano, quindi bisogna passargli vicino, salgono addosso all'ospite, passano alcune ore addosso all'uomo occasionalmente.
perché vanno a cercare proprio l'ambiente adatto a consumare il pasto di sangue, cioè dove sudiamo, dove c'è più umidità e dove c'è più calore. Quindi devono perforare la cute, non è un'impresa facile, ci mettono, dicevo, alcune ore e cominciano il loro pasto. Il pasto ha un elemento fondamentale, la saliva. La saliva è una sostanza che ha molteplici funzioni e ancora per certi versi misteriosa. Sicuramente ha un anestetico perché il morso di zecca non viene percepito. Circa il 50% delle persone non si accorgono di aver avuto questo morso di zecca. Ha una sostanza anticoagulante perché il sangue deve fluire, ha una sostanza cementante che aderisce, aiuta ad aderire il parassita alla cute e ha una sostanza che scioglie il cemento alla fine del pasto. E insieme a tutto questo complesso di sostanze ha anche una capacità immunodepressiva sulle difese della cute, quindi favorisce l'eventuale trasmissione e impianto di agenti microbici. Il triangolo, diciamo, il modo con cui diventa un problema per l'uomo è perché la larva, nascendo sana, consuma il primo pasto di sangue su un roditore, raccoglie uno o più agenti microbici, nei pasti successivi le trasferisce questi agenti microbici e occasionalmente in questo triangolo c'entra anche l'uomo. I serbatoi dai quali attinge queste infezioni sono piccoli roditori che hanno piccole quantità di sangue, quindi riescono a concentrare questi agenti microbici in grande quantità. Importanti sono gli ungulati, gli animali di media e grossa taglia, perché quando arrivano in un certo ambiente questi animali portano grandi quantità di sangue, quindi grande possibilità per le zecche di proliferare. Ed infine sono importanti gli uccelli, perché attaccati agli uccelli riescono a spostarsi anche per distanze rilevanti. Dicevo, le malattie trasmesse dalle zecche sono raccolte e trasmesse con questa operazione di vettore, sono molteplici. Qui sono indicate quelle più eclatanti, quelle di cui ci si accorge di più, in primis la malattia di Lyme, l'encefalite da virus TBE e l'anaplasmosi, ma c'è un'altra e numerose altre patologie che spesso sono di diagnosi difficile in quanto clinicamente poco rappresentanti. In fondo ho messo un punto di domanda perché dal 1980 ad oggi più di 40 tipi diversi di batteri e virus nuovi sono stati evidenziati proprio studiando le zecche. La malattia principale che queste trasmettono, per le quali sono diventate così famose, è la malattia di Lyme. Questo autore, un recente romanzo, descrive l'epidemia della malattia di Lyme come uno dei primi segni del cambiamento del climatico, in quanto appunto il riscaldamento della crosta terrestre permette le condizioni più favorevoli a nutrirsi, quindi l'aumento del numero di questi parassiti. Ma è diventata famosa anche perché molti personaggi famosi hanno contratto questa infezione, in particolare ricordiamo George Bush, che sapete che le cartelle cliniche dei presidenti sono pubbliche e molti hanno attribuito alcune sue stranezze al fatto che fosse affetto da questa patologia. L'agente microbico è una spirochetta, una grande famiglia di batteri a spirale che diciamo comprendono la Treponema pallido, la sifide, Leptospira e altro. Sono batteri che sono distribuiti, come vedete, in tutti gli emisferi a clima temperato, però con ceppi e varianti diverse che determinano modifiche anche nelle caratteristiche cliniche con cui la malattia si presenta. In Europa abbiamo una grossa presenza di ceppi patogeni diversi, negli Stati Uniti ad esempio prevale un solo ceppo, quindi la malattia che hanno loro non è proprio identica a quella che abbiamo noi. È una nuova malattia scoperta nell'85-83, Willy Burdorfer trova per la prima volta un agente microbico che aspira le forme nella Borrelia, ma in realtà, nella zecca, in realtà in una goccia di ambra che fa risalire a 100 milioni prima della comparsa dell'uomo sulla Terra, dentro c'era una zecca che aveva
questi batteri. E quindi molto probabilmente è una evoluzione della conoscenza della medicina piuttosto che una nuova malattia. Piuttosto è verosimile che ci stesse vicino e molte manifestazioni cliniche che non venivano individuate come una malattia infettiva, con le conoscenze invece sono state classificate meglio. Partiamo dal morso di zecca. Durante il pasto, la zecca, l'aumento della temperatura fa sì che le spirochete che vivono nell'intestino del parassita si spostino nelle ghiandole salivari. E con le ghiandole salivari passino dopo con la saliva e comincia questa trasmissione. Quindi praticamente trasmissione che dura diverse ore, avviene appunto il passaggio di questi batteri. Le spirochete sono queste, vedete, sono fatte a forma di spirale e diciamo dopo il morso di zecca, io qui non lo vedo, ma voi probabilmente lo vedete, c'è questa formazione di questa eritema una settimana, diciamo di solito nella seconda settimana dopo il morso. Cosa è successo? È successo che la zecca ha inoculato questa spirochetta, la spirochetta si moltiplica molto lentamente con questa capacità di muoversi appunto nei tessuti, si comincia ad espandersi. Qui era stata inoculata, da qui se ne va e quindi non si vede più nulla. Invece la reazione infiammatoria che sta a delimitare quello che è il contrasto delle forze di difesa della cute del sistema immunitario che a fronte di un'aggressione sviluppano appunto questa reazione infiammatoria. E qui diciamo questa lesione è molto diversa da quelle che avete visto prima come reazioni allergiche. Qui non c'è uno sviluppo tumultuoso istantaneo e subito una diffusione estesa dell'eritema. Questo eritema cresce 2, 3, 4 mm al giorno, quindi permane a lungo e per questo motivo viene definito appunto eritema migrante. Se diciamo questa lesione non viene riconosciuta e non viene trattata, attraverso questa diffusione della cute trova un vaso sanguigno e si immerge nel torrente circolatorio. Nel torrente circolatorio si diffonde nei vari tessuti proprio in modo assolutamente casuale, però totale. Quindi abbiamo la diffusione nel sistema nervoso centrale, la diffusione nella cute e in organi importanti come il cuore. Nella cute si formano degli i cosiddetti eritemi multipli, cioè dalla lesione iniziale si formano delle successive eruzioni con un carattere un po' diverso che sono il frutto della diffusione di questo batterio con il sangue. Non solo, nel sistema nervoso uno dei quadri più caratteristici della fase acuta è proprio la paralisi di Bell, cioè la paralisi, la bocca che si storce e l'occhio che non si chiude correttamente. Il cuore viene altresì interessato con interessamento prevalente del tessuto di conduzione, quindi il disturbo principale sono alterazioni del ritmo cardiaco, talvolta importanti che richiedono anche l'applicazione, vedete, di un pacemaker in questo caso. Un altro obiettivo di questa infezione che si è disseminata, quindi da una forma localizzata nella cute abbiamo una disseminazione un po' in tutti gli organi, è l'occhio, con un quadro di congiuntivite, qui lo vedete in questo paziente, e anche un quadro dei quadri più complessi che interessano altri distretti oculari. Quindi abbiamo avuto una puntura di zecca che talora non è stato possibile rilevare, 50% dei casi. Abbiamo avuto una comparsa di un eritema migrante, eritema però che non è una costante di presentazione della malattia. Nel 40% dei casi questo eritema manca e in seguito possiamo avere la comparsa di queste manifestazioni disseminate che talora sono anche assenti. E la malattia può presentarsi in una fase già tardiva, una fase cosiddetta cronica. Nella fase cronica sono interessate in particolare l'articolazione, qui vedete un'artrite di ginocchio, un'artrite della mano, e la pelle risponde con un quadro molto più persistente. Questa
eritema, non è un eritema, ma è un assottigliamento degli strati cutanei, si chiama un'acrodermatite cronica atrofica. Vedete che in questa paziente si associa anche alterazione delle giunture e dolore per il interessamento del tessuto nervoso. La diagnosi molto agevole. Nella fase iniziale con l'eritema migrante, quella manifestazione classica, diventa una diagnosi che richiede di esami in laboratorio per le fasi successive. Esami in laboratorio che ci consentono di vedere se c'è stata esposizione a questo batterio, quindi presenza di anticorpi. Tra poco avremo anche diagnosi un pochettino più performanti di quelle che utilizziamo attualmente. La terapia si giova dell'uso di normali antibiotici assunti per via orale. Devono essere assunti però in dosi giuste e tempi giusti. Le manifestazioni più gravi, a carico del sistema nervoso e del cuore o delle articolazioni, qualora le manifestazioni siano più impegnative, richiedono terapie di tipo iniettivo endovenoso. Questa è un po', diciamo, detta in grosse linee, una malattia molto più complessa perché appunto la capacità della Borrelia di girare e guadagnare tutti i tessuti, di nascondersi con questa sua capacità meccanica di penetrare anche i tessuti cosiddetti bradicardici, dove non c'è vascolarizzazione, di permanere a lungo nel corpo, fa sì che spesso rappresenta una malattia complessa. Non a caso viene soprannominata la gran simulatrice, perché nelle sue manifestazioni successive diventa complessa da diagnosticare e anche da trattare. La cosa principale è, nel caso ci sia l'eritema migrante, riconoscerlo e trattarlo, perché in quel caso la malattia è ferma solo a livello cutaneo. Qualcuno di questi pazienti, sia con la malattia di Lyme, con l'eritema, ma sia proprio senza nessun altro sintomo, dopo un morso di zecca sviluppa la febbre. Ecco, diciamo che c'è un mondo di infezioni che sono soprannominate le cosiddette coinfezioni. Quella che ci spaventa, tra virgolette, di più è una forma virale data da un virus, un flavivirus, che viene appunto, si trova nel continente eurasiatico sotto tre forme di ceppi diversi. Il nostro europeo, quello siberiano e quello del Far East. Perché è importante questa informazione? Perché il nostro ceppo ha una mortalità, diciamo, molto bassa, 1-2%, il siberiano si aggira attorno al 15-20%, quello del Far East è molto più aggressivo, arrivando a mortalità del 40%. Descrivo brevemente la malattia. Dopo un morso di zecca che trasmette il virus vive già nelle ghiandole salivari, quindi appena si attacca viene trasferito, c'è un passaggio del virus nelle ghiandole prossimali con una reazione che talora in alcune persone, specie i giovani, è così efficace da produrre anticorpi neutralizzanti che bloccano il virus, quindi che non va in circolo. Qualora questa operazione del sistema immunitario non riesca a bloccare il virus passa nel sangue e a questo punto si ha un quadro come un'influenza, dolore articolare, una febbre che gira attorno a 38 e niente di più che una forma di tipo influenzale, simile influenzale. Se anche a questo punto l'organismo riesce a produrre anticorpi cosiddetti neutralizzanti, l'infezione guarisce lì. Quindi un terzo dei pazienti non hanno sintomi, un terzo dei pazienti hanno una forma febbrile che si autolimita. Purtroppo, in un terzo dei pazienti, questa reazione di difesa del sistema immunitario non è sufficiente, il virus passa nel sistema nervoso centrale e allora il quadro diventa molto più impegnativo, con la possibilità anche di lasciare degli esiti. Quello che, diciamo, va a essere il bersaglio è il sistema proprio il sistema nervoso centrale e il sistema nervoso periferico, ma in particolare le forme più gravi sono interessamento dei centri vitali del bulbo e un quadro che interessando il midollo
spinale da una simil, un parasi di fracera simil polio. Per cui abbiamo in questi quadri periferici un interessamento molto tipico del cingolo scapolare e sostanzialmente vedete come in pochi giorni si ha un'atrofia dei muscoli con una conseguente parasi flaccida che interessa le articolazioni, che può essere una monotetraparesi, quindi interessare arti superiori e arti inferiori. Purtroppo non ha una terapia specifica. Questo non vuol dire però che questi pazienti non possano essere trattati, anzi, l'adeguato trattamento e precoce trattamento è in grado di modificare le conseguenze a valle. Quindi bisogna tenere il paziente seduto sul letto, possibilmente per mantenere bassa la pressione intracranica, dargli gestire le sue condizioni di idratazione, sedare il dolore e seguire la funzione respiratoria. Il problema principale appunto è la paralisi del diaframma. Di conseguenza, queste persone non riescono a respirare autonomamente e, altrettanto importante, è iniziare una fisioterapia già precocemente di che riabilita queste persone. Infine, ricordiamoci che questo virus è anche un virus alimentare, cioè un virus che può essere trasferito attraverso il latte e in modo particolare dei caprini. E in questo caso succedono cose diverse dal punto di vista epidemiologico, cioè succede quello che succede solitamente in una tossinfezione alimentare. Questo è il caso della mitica capretta bianca, che è diventata famosa non solo perché ha, diciamo, colpito dei vivaci persone che all'alpeggio hanno bevuto il latte dal secchio e quindi si sono praticamente infettate, però ha colpito anche perché diciamo stava a 1568 metri e questo è appunto l'esempio come il riscaldamento della crosta terrestre ha portato queste zecche anche a altitudini impensabili solo alcuni decenni fa. È una malattia che è aumentata di intensità notevolmente. Questo è c'è un gruppo europeo a cui mi onoro di far parte, che sostanzialmente monitorizza la presenza di questi focolai e vedete nel 95 come le zone gialle erano le zone dove si è manifestato la malattia e come questa zone gialle sono diventate molto più estese, contiamo circa 10.000 ricoveri all'anno in Europa per questa patologia e sostanzialmente sono ben 27 paesi che ormai questa patologia Dottore. è presente a livello importante. In Italia con Gianni Rezza abbiamo messo su una specie di registro che praticamente ha individuato nella presenza della la malattia nel nord-est essenzialmente, in zone che voi vedete essere più scure, indicano concentrazione, presenza di malattia che è pari, vedo 180, 181 casi ad esempio nel comune di Tramonti, sono pari a quelle che sono le incidenze della malattia in zone endemiche della Siberia. Non c'è terapia, però c'è per fortuna una prevenzione efficace con un vaccino che va fatto, come vedete, come la tempistica dell'antitetanica, 0, 1 mese, 1 anno, è un booster di richiamo che va fatto dopo 3 anni se la persona ha superato i 40 anni e sotto i 40 anni ogni 5 anni, dopo 5 anni. I richiami possono essere fatti anche a distanza di molto tempo perché abbiamo visto che anche dopo 10 anni, finito il ciclo vaccinale, diciamo, persiste ancora una presenza anticorpale. Vedete sotto la possibilità, diciamo, meno auspicabile comunque di poter fare anche una vaccinazione ravvicinata nel caso che ci si renda conto di andare in una zona endemica e di essere scoperti verso questa patologia. È importante questo aspetto perché, diciamo, la malattia, qualora si manifesti nelle forme gravi, oltre a portare delle conseguenze, abbiamo avuto 4 decessi noi in Friuli Venezia Giulia, però la cosa pr
peggiore è l'invalidità, cioè praticamente possono arrivare a avere paralisi questi pazienti del diaframma e quindi essere costretti a passare il resto della vita attaccati a un respiratore. Capite che questo non è una prospettiva molto, molto favorevole. Però la febbre, come dicevo, sta alla base di quasi tutte le coinfezioni, per cui una delle patologie più ricorrenti sono le rickettsiosi e tra le rickettsiosi l'anaplasmosi. Anaplasmosi è una malattia assolutamente anonima, cioè viene, diciamo, con un attacco febbrile, c'è una storia di morso di zecca che può anche mancare. E sintomi simili influenzali. Una delle sintomi che sono più diciamo caratteristici sono un forte dimagramento, 4-5 kg persi in 2-3 giorni. Le conseguenze più gravi di questa patologia, di questa anaplasmosi le vediamo nei pazienti che hanno problemi immunitari, immunodepressi o con patologie di tipo neoplastico. Ecco, allora, questa può essere anche una patologia che, diciamo, dopo un attacco febbrile si risolve anche spontaneamente. Abbiamo descritto il primo caso in Italia, i primi due casi in Italia nel 2003, e in realtà è una patologia molto più presente rispetto a quello che viene diagnosticato, anche perché, diciamo, non ha dei sintomi caratteristici. Quando pensarci? Quando presente o non presente un morso di zecca, nelle stagioni dove questi parassiti sono presenti la memoria, ecco, di essersi accorti, nelle stagioni dove sono più attive, quindi in primavera e in autunno, la insorgenza di febbre senza nessun altro sintomo è un indicatore che può essere, diciamo, che deve essere colto pensando appunto a questa situazione. Mi avvio verso la conclusione per ricordare quali sono la prevenzione principale verso queste patologie. Sono essenzialmente, diciamo, stare attenti all'area che viviamo di più nella giornata, cioè il giardino di casa, le aree che ci circondano. Quindi, diciamo, alla fine dell'estate levare le foglie perché la fermentazione delle foglie aumenta la temperatura e le zecche quindi si possono trovare attive anche nei mesi invernali e attenzione quando usciamo all'esterno. Quindi vestirsi in modo adeguato, quanto più possibile coperti, i vestiti chiari le attirano ma consentono anche di vederle più facilmente. L'uso di sostanze repellenti sconsiglio quelle o le consiglio in casi molto limitati, quelle sulla cute, invece si può utilizzare delle sostanze repellenti che si trovano anche nei supermercati, essenzialmente sono a base di permetrina. Le sostanze repellenti per gli indumenti a base di permetrina, teniamo presente che la permetrina è un veleno, per cui i vestiti vanno sempre spruzzati nella parte esterna dove non si viene a contatto con la pelle, magari il giorno prima all'aperto e privilegiando quelle formulazioni di permetrina che consentono di assorbire questa sostanza nei tessuti e resta attiva circa 6 mesi. Quindi ci sono prodotti speciali appunto con queste caratteristiche. E quindi 6 mesi vuol dire non dover rimetterla con frequenza e non e permane anche con i lavaggi. Ecco, quando torniamo a casa, fare una doccia molto attenta e dopo guardarsi, in particolare insistendo nelle posti dove sudiamo, quindi dove la zecca più comunemente si va ad attaccare. Attenzione anche ai vestiti, in particolare i vestiti nelle cuciture possono trattenere questi parassiti che dopo magari riprendiamo quando ce li rimettiamo. Teniamo presente che il lavaggio dei vestiti non le uccide, appunto l'acqua non è un loro nemico, ma la disidratazione invece sì, quindi l'asciugatura e l'asciugatrice risulta efficace. Ecco, qui la vedete
tra il dito medio e tra gli ultimi due dita, e qualora, nonostante tutta l'attenzione, ci accorgiamo che ne abbiamo presa una, levarla subito. Levarla subito, appunto, mi permetto di sentire dalla indicazione precedente, perché in realtà questo è lo schema americano, dove, secondo la loro esperienza, vedete che se tolta entro le 24-48 ore, riesce a trasmettere pochi agenti microbici che può avere nel suo corpo. Quindi levarla subito vuol dire non andare in ospedale, ma attrezzarsi da soli a togliere. Attenti, però, vi faccio vedere questa esperienza che è stata fatta in Austria e in Slovenia, dove in realtà, a differenza delle condizioni presenti negli Stati Uniti, come vedete, c'è la possibilità di avere queste che vedete sotto sono le ore 6, 12, 24, oltre 24, e la percentuale di infezione. Vedete che una percentuale di infezione in rosso c'è l'Austria, e in verde, in azzurro c'è la Slovenia. Vedete una certa percentuale di infezione si possono avere anche sotto le 6 ore, perché in realtà in Europa abbiamo dei ceppi di Borrelia che vivono direttamente nel ghiandolo salivare. Quindi precoce asportazione, e non ci riteniamo indenni anche se l'abbiamo levata subito. Però vediamo cosa bisogna fare. Bisogna farlo da solo, possibilmente senza toccarlo a mani nude, perché questo parassita è infettante anche all'esterno, e in particolare non bisogna mettersi su niente. Nel qualsiasi stimolo che noi utilizziamo per disturbare la zecca, invece favorisce la spremitura del ghiandolo salivare. Caldo, freddo, stimoli, olio o altre cose, questo non è un frutto di fantasia. Sono indicate quelle che i pazienti ci raccontano di aver fatto. Arriviamo fino allo smalto per unghie. In realtà, qualsiasi cosa che copra o dia uno stimolo alla zecca che sta pranzando, diciamo così, la disturba, e questa emette fuori tutto quello che ha. Come pure, altro aspetto da evitare è schiacciare il corpo, perché avremo un effetto come cosiddetto endovena, perché schiacciando il corpo tutto quello che ha dentro in pochi secondi viene inoculato nell'ospite. Questo è il rostro. Vedete come è fatto in modo la parte centrale che entra nella cute è fatta come un amo da pesca, per cui chiaramente non è facile asportarlo. Si usano quindi piccoli attrezzini che sostanzialmente sono volti a asportarla completamente senza rompere dei pezzi che restano nella cute. In internet qui avevo portato un video, ma è il caso, mi pare che sia difficile vederlo. Ecco, in realtà i più gettonati sono questi. Sono piccoli strumentini che trovate in farmacia o comunque nei negozi degli animali, che funzionano, asportano il parassita come il martello del carpentiere leverebbe un chiodo da una tavola. Quindi con un'operazione di trazione lenta e costante, e più delle volte la zecca viene esce intera. Vedete, si vede il suo apparato buccale sostanzialmente intero. Alla fine diseventiamo la cute, perché è stata per terra, quindi può trasmettere anche germi banali. Se resta un pezzetto di rostro nella cute, non serve fare chirurgia domestica, perché è come se fosse un frammento di legno. L'infezione sta nel corpo che abbiamo levato. Quindi, se vediamo il pezzetto di rostro a vista, lo possiamo con un ago sterile alzare e levare, altrimenti non serve fare buchi, perché l'organismo lo espelle o producendo un po' di pus, oppure forma, come vedete sotto, dei piccoli granulomi, e così nel tempo se ne andranno. Cosa fare dopo? Essenzialmente, se compare un arrossamento dalla seconda settimana fino a un mese circa, andate subito dal medico, perché quello è segno, nella zona dove è successo, è stata asportata la zecca, che è stata trasmessa la malattia di Lyme. Quindi
subito terapia. Andate anche subito dal medico qualora dalla seconda settimana in poi compare febbre, perché potrebbe essere una delle coinfezioni che abbiamo descritto prima. Ecco, fare gli esami o non fare gli esami a giudizio del medico. Diciamo, si tende a non medicalizzare, quindi a non far fare gli esami a tutti dopo un morso di zecca. Può essere opportuno farli qualora, non so, ci siano stati morsi multipli, oppure la persona in gravidanza, per cui il rischio fetale, o addirittura ci sia uno stato un po' di ansia legato a questa vicenda, e quindi il fatto di avere un test negativo è anche terapeutico. Ecco, quello che non bisogna fare è assumere farmaci dopo il morso di zecca, perché la terapia antibiotica modificherebbe il decorso della malattia, e se non lo risolve è un problema, ma sicuramente modifica gli esami di laboratorio, per cui se l'infezione non si è risolta e può comparire anche a distanza di molto tempo, il test di laboratorio risulta negativo. Quindi osservare la lesione dove si è asportato la zecca, qualora appunto ci siamo accorti di questa, vedere se compare un arrossamento dalla seconda settimana in poi, andare dal medico a farsi dare la cura. Se c'è febbre, sempre andiamo dal medico. Ecco, io vi ringrazio dell'attenzione e sono qua per eventuali chiarimenti. Grazie. Grazie, grazie infinite, dottore. E ci sono due domande. Una è se il vaccino è efficace anche dopo la puntura. Il vaccino riguarda una sola malattia, cioè l'encefalite da virus TBE. Diciamo, dopo la puntura è sostanzialmente non ha tempo a sviluppare la risposta anticorpale che purtroppo deve avvenire con le energie immunitarie della persona. Quindi non è efficace se è ritenuto come mezzo terapeutico. E un'altra domanda che chiede se esiste anche un batterio anemofilo delle zecche che dà altra malattia. Beh, batteri che trasmettono le zecche ce ne sono una, potremmo star qui fino a domani per raccontarceli e per anche descrivere i quadri clinici che danno. Diciamo, non è uno di quelli che dà comunque patologie ricorrenti, comuni, insomma. Ancora una domanda, se la puntura delle ninfe è più rischiosa. Sì, è più rischiosa per due motivi. Uno, si è avuto tempo di infettarsi con il primo pasto, quindi con la larva. Quindi, a differenza della larva, che è solitamente non è pericolosa, la ninfa sì. Il secondo aspetto che la rende più pericolosa, e quindi 95%, come dicevo, di infezioni all'uomo sono date proprio da ninfe, è il fatto che è comunque molto piccola, 1-2 mm, che non consentono di accorgersi subito e di levarla subito. Su questo volevo fare una precisazione. Alcune persone che sono esposte a morsi multipli di zecche, quando una zecca li punge, hanno prurito. Quindi, perché la saliva, come succede per altri insetti, dà una, per quest'acaro, dà una reazione, diciamo, allergica. Per cui queste persone sono le più fortunate, perché si accorgono subito di avere la zecca, e quindi anche una ninfa può essere asportata molto precocemente. Allora, qui andiamo nei casi particolari, ma vale forse comunque la pena. In caso di IgM positive alla borrelia e successivo periodo antibiotico, eritema cutaneo sparito, conviene fare ulteriori esami? No, le IgM sono, diciamo, il primo tipo di anticorpi che si manifesta dopo il morso di zecca. Con la comparsa dell'eritema migrante, talora possono anche non essere presenti, ma se presenti, interviene la terapia antibiotica in presenza dell'eritema, blocca la risposta immunitaria, quindi spesso le IgG non si formano, che sono gli anticorpi che restano a memoria, e le IgM restano quasi bloccate e permangono per parecchio tempo, dipende da quanto tempo è intercorso dall'infezione all'inizio della terapia.
non sono da ritenersi, dopo un eritema migrante ben trattato, un indicatore di infezione. Quindi il consiglio è non ripetere gli esami che non serve, perché gli insuccessi terapeutici dopo un eritema migrante ben trattato sono trascurabili e quindi non sono una cicatrice immunitaria, non segno di infezione in atto. Poi, un avanzamento di qualsiasi forma che compare a distanza di 2 settimane, immagino dalla puntura di Zecca, è indicativo? Direi che è quasi sicuro che si tratta di un eritema migrante, perché compare chiaramente nella zona dove è stata asportata la zecca, qualsiasi reazione successiva è molto verosimilmente un eritema migrante. Poi, in autunno, andando a funghi per molte ore, mi trovo spesso addosso zecche, 20-30 all'anno. Non ho mai avuto problemi, ma forse conviene fare gli esami finita la stagione di raccolta? Beh, questo è uno dei casi in cui, considerando che la malattia di Lyme può avere due poli opposti, no? Allora, il caso più semplice da diagnosticare è: ho visto la zecca, dalla seconda settimana in poi lì compare un eritema e quindi me ne accorgo e faccio la terapia. Però purtroppo il 50% delle persone non sanno, non si accorgono del morso della zecca e il 40% delle persone non hanno l'eritema. Per cui ci può essere una malattia di Lyme che si manifesta a distanza da anche di molti mesi e molti anni, che diciamo ha avuto tutto il tempo di invadere tutti i tessuti. Per cui, considerando che se questo signore prende più di 30 zecche all'anno e se vive in un'area dove ci sono queste malattie, è molto probabile che qualche cosa statisticamente gli capiti. E quindi anche in assenza di sintomi, in questo caso, per prudenza, un test di laboratorio forse vale la pena fare. Ultima domanda, quanti giorni di antibiotico possono falsare l'esame? Ah, basta una pastiglia sola. Basta anche una semplice pastiglia che, presa magari prima che si sviluppi la risposta immunitaria, la Borrelia è molto labile, quindi viene allontanata ma non estirpata, No. e quindi gli esami non si, non si, la sierologia resta negativa sempre. Come si fa a sapere se nella mia zona ci sono le malattie trasmesse da zecche, quindi se è una zona a rischio? Lo chiede al suo medico. Voglio dire, sono, allora, diciamo, è chiaro che in una zona dove, come dire, non sono comuni, il primo caso è sempre un po' complicato ad accorgere, perché il medico deve pensarci, perché la lesione deve essere molto tipica. Certamente, però, dove c'è un caso, ce ne sono anche altri. Quello che posso dire io per la mia esperienza è che non sempre i medici di base hanno conoscenza della Lyme o delle zoonosi, quindi purtroppo bisogna informarsi. Come si suol dire nella vita, ci vuole fortuna. Sì, assolutamente sì. E i bambini sono meno a rischio? No. No, non è che sono meno a rischio. I bambini fanno una malattia di Lyme diversa dall'adulto. Hanno più spesso eritemi multipli, hanno più spesso paralisi del facciale rispetto all'adulto, proprio perché il bambino per altezza prende la zecca in testa rispetto ad altri distretti. Certamente però un sistema immunitario più vivace, per cui diciamo spesso guarisce meglio e subito. Bene, mi sembra che non ci siano altre domande, volevo solo fare una precisazione io che va benissimo per le gite, può andare bene la permetrina, i prodotti a base di permetrina che suggeriva il dottore, magari sulla tuta da apicoltura no. Eh beh sì, voi avete questo rischio. Certo. Lì è meglio evitare, quindi. Direi di sì.
Va bene, io direi se non ci sono altre domande o qualcuno che vuole intervenire, direi che ci possiamo salutare, direi che è stata una serata davvero preziosa, o così mi auguro, e grazie davvero ancora ai nostri relatori, alle associazioni intervenute, a voi che avete resistito in 92 fino alle 10:30. Grazie ancora a tutti e un saluto. Buonasera. Grazie, buonasera.